Ferone, lei durante nel corso del suo esame ieri ha parlato anche di Raimondo Natale. Sì. Se può indicare alla Corte quando ha conosciuto il di Raimondo Natale, se l'ha conosciuto personalmente. Sì, ho conosciuto personalmente di Raimondo Natale. In che periodo? Sin dal circa sentivo parlare di Raimondo Natale sin da primi gli anni Ottanta. Ne sentiva parlare in che senso? In quanto era inserito nell'organagramma di Benedetto Santa Paola, un affiliato di Benedetto Santa Paola, uno vicino a Benedetto Santa Paolo, uno della squadra, insomma. Fin quando poi man mano nel tempo... Sì, da quando c'era la contrapposizione con Ferlito? Sì. E poi ha avuto modo di conoscerlo personalmente? Sì. In che anno, se lo ricorda? Nell'88. Un po' più forte, però. Nell'88, 89 più o meno, quel periodo là. Ricorda l'occasione in cui l'ha conosciuto? No, in questo momento non ricordo il motivo perché ci siamo incontrati, sì, però l'ho conosciuto in quel periodo là. Lei ieri ha dato qualche indicazione, se la può ribadire, circa il ruolo di Raimondo Natale nell'organizzazione del Santa Paola, se lo conosce. Sì, di Raimondo Natale era un responsabile della squadra di Santa Paola. Sa in che zona operasse? Di Montepò, la zona di Montepò. Oltre l'episodio in cui l'ha conosciuto e per il quale non ricorda le ragioni dell'incontro, ha memoria di altri incontri con il di Raimondo Natale? Sì, gli incontri sono stati più di uno. Una volta ricordo che è venuto anche nel mio negozio, in via Francesco Crispi, più o meno. E la ragione... Ma il motivo particolare non lo sto ricordando in questo momento. Ma gli incontri avevano attinenza a affari leciti o affari, diciamo, o delle organizzazioni, quindi affari illeciti? No, a volte magari ci si incontrava così, tanto per scambiarci un saluto. A volte magari se c'era un motivo specifico si parlava di quello che c'era, diciamo, da parlare, a volte lecito, a volte illecito, ma che però tra, diciamo, me e lui affari illeciti non ne abbiamo trattati mai. Lei sa se il di Raimondo Natale si sia reso responsabile di fatti illeciti particolari? Se ne ha conoscenza diretta, no. E come conoscenza indiretta sa qualcosa? Indiretta, in quanto essendo che lui era, diciamo, come si usa dire in gergo, capo decima, era uno di quelli in cui se c'era qualcosa lui la doveva sapere. Per cui deduco che di Raimondo Natale su ciò che c'era da fare per conto della squadra di Santa Paola ne fosse a conoscenza. Soprattutto se, non so, per un qualsiasi cosa muoversi erano persone di cui lui era a comando, per noi era noto che le direttive partivano da lui, anche se poi lui le riceveva dai suoi superiori. Senta, lei sa, ne ha parlato come di un capogruppo, lei sa chi erano le persone più vicine al Natale di Raimondo? Se ha avuto modo di conoscerne qualcuno? No, sentivo parlare di Franco Spascio, vicino a di Raimondo. Di altri? Appartenente al suo gruppo di fuoco, in pratica. No, altri... Giovanni Rapisarda, però anche vicino a Angelo Catina, Angelo Mascoli. In quanto eravamo a carcere di Carinola con Giovanni Rapisarda. Al carcere di? Carinola, nell'85. Dov'è questo carcere? Provincia, mi pare, di Caserta, se non vado errato. Siamo stati trasferiti dal carcere di Bicocca di Catania
a carcere di Carinola, io, Giovanni Rapisarda, un altro ragazzo, mi pare si chiamasse Stefano, e che poi mi disse di... cioè, però con Giovanni si parlava di più e di meno, niente di particolare, durante la giornata che eravamo lì a Carinola, solo che poi io sono sceso a Catania in quanto ero imputato in un procedimento in corso, e Giovanni mi ha detto di farle una cortesia, di portare un messaggio a Natale di Raimondo e Angelo Catina, di cui gli dissi che io più conoscevo Natale di Raimondo, avrei parlato con Natale di Raimondo. In effetti ho incontrato Natale di Raimondo a carcere qui di Bicocca, durante, mi pare, se non ricordo male, un colloquio, e le portai, diciamo, questa ambasciata, ma niente di particolare, si trattava semplicemente di dire a Natale di Raimondo che per Giovanni, sarebbe Giovanni Rapisarda, quello che faceva lui, per lui stava bene. Praticamente su questa cosa che avevano per le mani, tutto ciò che faceva Natale di Raimondo o Angelo Catina, per lui stava bene, e di cui non so nemmeno di che si trattasse. Senta, lei ha mai conosciuto un certo Di Re Giuseppe? Come? Di Re Giuseppe. No. Un certo Divenuto Francesco? No. Una persona soprannominata Franco Ghiacciaro, l'ha conosciuta? No. Lei ha parlato in più occasioni di Aldo Ercolano. Sì. Oltre gli episodi raccontati e riferiti alla corte, lei ne conosce altri che riguardano specificamente l'Ercolano? Lei sa, ad esempio, se Aldo Ercolano si sia reso responsabile di delitti, di omicidi specifici? Non si parlava mai con Aldo Ercolano di queste cose, specificatamente. Quindi oltre gli episodi che già ha ricordato, non ne conosce altri? Magari detti così non mi vengono, magari parlandone più o meno, magari può darsi. Era normale che lei, anzi l'ha riferito in parte ieri, che quando aveva necessità di parlare con qualcuno all'organizzazione del Santa Paola, lei andava a cercare l'Ercolano? Sì. È così? Lei ricorda i luoghi dove andava a trovare l'Ercolano? Mi ha indicato uno, aveva citato il Viale Ionio ieri. Sì, lì nel bar. Ha indicato l'hotel Nettuno, se mal non ricordo, in altre occasioni. No, ci siamo dati appuntamento per un incontro là, non come punto di riferimento di Aldo Ercolano. Sì, l'appuntamento fu fissato dall'Ercolano, mi sembra di ricordare. Sì, sì, cioè concordato insieme. Non è... Lei ricorda altri luoghi dove ha avuto occasione di incontrare Aldo Ercolano? Nel mio negozio, a casa mia, a casa di Claudio Di Mauro. Nel bar del Cannalicchio qualche volta insieme. Qual è il bar del Cannalicchio? Quello che c'era, mi pare che sia via Pietro dell'Ovo, se non ricordo male. Come qualche volta così sporadicamente. No, non lo so come si chiama il bar. Può indicare il luogo dove. Cioè, ma in genere questi sono, diciamo, più che altro incontri fugaci o casuale. E questo bar può indicare esattamente dove si trova? Qualche altra indicazione sull'ubicazione del bar la può fornire? Passata dove c'è la macelleria dei Lautani, via quella via Piero Fabiani, sempre sulla via Pietro dell'Ovala,
più avanti, 100 metri sulla destra, c'è un piccolo bar. Ma così qualche volta, addirittura nemmeno ricordo di che si parlava, niente di particolare. Lei sa se l'Ercolano si occupasse specificamente del settore degli stupefacenti, oltre a quello che ha riferito ieri? No, specificatamente no. Lei ha conosciuto Ercolano Giuseppe? Sì, padre di Ercolano Aldo. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare l'occasione e l'epoca? L'ho conosciuto da tantissimi anni. Lei sa se l'Ercolano Giuseppe fosse inserito in organizzazioni malavitose? Padre di Aldo. Non so specificatamente di che si occupasse nelle sue attività, diciamo, illecite. Lei... Che aveva la zona industriale, aveva un deposito dei camion, addirittura una volta ci sono anche andato a trovarlo. La ragione? Non ricordo di preciso, ma mi pare che era forse per cercare Aldo, per parlare con Aldo, se non ricordo male, di cui non c'era nemmeno lui, fra l'altro. Lei ricorda di aver trattato affari illeciti con l'Ercolano Giuseppe? No, illeciti no, semplicemente c'è stata una volta una cosa, dei fratelli certi, mi pare che si chiamassero Gennaro, quindi che abitano vicino, diciamo, Mascalucia, qualcosa del genere. Dovevano dare dei soldi a Giuseppe Sciuto, in quanto gliel'aveva dati Giuseppe Sciuto ad usura, di riflesso a Nunzio Cavallaro. Questi erano commercianti, mi pare, di agrumi, qualcosa del genere. Il che, dopo tanto tempo, non glieli potevano dare, erano entrati in crisi, in quanto allora mi si disse da parte di, in una prima occasione con questi Gennaro a casa di Nunzio Cavallaro, che avevano fatto un affare di aranci per mandarli in America, li avevano passati attraverso il Canada solo là per delle leggi sull'alimentazione eccetera, e questi vagoni di aranci le sono stati bloccati, le sono marcite, e questo affare le è andato male. I che si erano molto indebitati a causa di questo affare ed erano in trattativa con una finanziaria inglese, in quanto erano persone, diciamo, benestanti. Questi qua erano in trattativa con una finanziaria inglese e stavano aspettando la risposta di questo grosso finanziamento, questi fratelli, e che non appena avrebbero avuto questo finanziamento si sarebbero, diciamo, tolto questo debito. Passati del tempo e questi signori, diciamo, ancora non venivano a portare i soldi di Giuseppe Sciuto. Giuseppe Sciuto mi ha detto nuovamente, mi ha fatto sapere di interessarmi un po', se gli facevo questa cortesia, se mi interessava un po' di fargli recuperare questi soldi. E che un giorno si sono presentati questi signori con Giuseppe Ercolano e ci siamo dati appuntamento al bar Kennedy del Corso Sicilia. E che Giuseppe Ercolano mi diceva che questi signori stavano aspettando un finanziamento del Banco di Sicilia di Palermo e che non appena ciò sarebbe avvenuto ci avrebbero dato i soldi. Allora a questo punto io dicevo a lui, va bene. Scusa, il colloquio l'ha avuto con Albar Kennedy, con chi l'ha avuto? Giuseppe Ercolano. Con Giuseppe Ercolano. Padre di Aldo. Praticamente diciamo che si stava interessando lui, in quanto sicuramente a quel punto credo che era anche amico di queste persone. Lo dicevo io a quel punto, va bene, zio Pippo, ma ne corrisponde, ossia
E lui mi dice, ma Pippo, io come faccio? E non so, Pippo, siccome questi signori da tanto tempo che la portano alle lunghe, prima finanziaria inglese, ora finanziaria palermitana, io non è che ci posso mandare a dire a Pippo, sciuto, aspetta la finanziaria. Per cui se ne garantisce, ossia, allora lo scusso potremmo fare, se non ne garantisce, non è che può venire qua ogni moda, sti cose, vengono la gente, si pigliano i soldi e poi quando hanno difficoltà, un coppo curano di mia per pensarci la cosa così, o poi vengono di ossia per pensarci la cosa con mia. Insomma, cerchiamo di avere un punto d'incontro, perché devo dare anch'io delle risposte. E lui praticamente non si assume le responsabilità. In effetti, non appena io ho finito di parlare con lui, sono andato a cercare Aldo e io l'ho detto Aldo. In effetti Aldo mi dice, no Pippo, mio padre dice, non si prende nessuna responsabilità di niente, anzi non si deve nemmeno interessare di queste cose. Cioè questo qui è il discorso più o meno che riguarda Giuseppe Colano. Lei ha parlato ieri di Ercolano Sebastiano. Sì. E se non ricordo male ne ha parlato in occasione di una fornitura, comunque relativamente al traffico degli stupefacenti. Ne ha parlato in questo contesto? No, è parlato nel senso che aveva un affare con Jimmy Miana a Milano, che mi disse Aldo Ercolano. Nella circostanza, diciamo. E l'aveva dedotto lei che si trattava? Sì, l'abbiamo dedotto noi, sì. È stata una nostra deduzione. Lei l'ha conosciuto personalmente, Ercolano Sebastiano? No, personalmente no. Oltre a quello che ha detto ieri su Ercolano Sebastiano, sa, conosce altri fatti? No. Come diretta persona, no. Come sentito dire tante, però. Ma cosa ha sentito dire e da chi? Beh, quello che si diceva in giro. E cioè che cosa? Che diciamo che era l'allenatore di congiunzione su tutti più o meno gli affari più grossi illeciti della famiglia Santa Paola. Anello di congiunzione in che senso e con chi? Con tutti gli affari più importanti. Di droga, queste cose qua, quello che si diceva in giro era questo. Ma la fonte di queste notizie lei la può indicare? Presidente, chiedo scusa, il test sta deponendo su voci correnti di popolo, quindi sulla domanda del pubblico ministero c'è opposizione. Ma c'è appunto una domanda specifica per... No, si rigetta l'opposizione, sì, ma... perché non sembrano voci correnti di popolo. A domanda del pubblico ministero il test ha risposto, posso riferire cose che ho sentito dire in giro ma non li conosco per diretta persona. Sì, può continuare, la posizione rigettata. Allora le chiedevo la fonte delle sue notizie qual era, signor Ferrone? E qual era? Era quella, diciamo, che si diceva all'interno di noi, anche attraverso altre squadre. Cioè, erano ritenute voci in un certo modo autorevole. Cioè della vostra organizzazione? Sì. Anche su altre organizzazioni. Lei ha conosciuto un certo Fazio Vincenzo? Lei ha conosciuto una persona che è soprannominata Ubaggiolo? L'ho conosciuta a carcere qui di Bicocca. In che anno, lo ricorda? Nel 94-95. E sa se questa persona appartenesse o meno ad organizzazioni malavitose? Sapevo che era, diciamo, qui Santa Paola, ma passato Santa Paola, era là.
Lei da chi l'ha saputo? No, si diceva in giro, anche diciamo, si vedeva più o meno che simpatizzava, passeggiava, parlava, in prevalenza con un appartenente all'organizzazione Santa Paola. Lei ha avuto modo di parlare direttamente con queste persone? Credo pochissime volte, anche se parlavamo di cose così lecite. Di calcio, qualcosa del genere, niente di compromettente, niente di più. Di calcio, niente di compromettente, niente di più. E senta, può fornire una descrizione fisica di questa persona? Era magro, più o meno su 1,70 m. Capelli? Mi pare che l'avesse mossi, se non ricordo male. Comunque il fazio che ha nominato prima, perché appunto, come detto, magari come cognome, i nomi non mi dicono niente, magari come soprannome, perché ora che ricordo si chiamava Fazio. Ferrone, se parla un po' più forte poi, eh? Ora che ricordo si chiamava Fazio di cognome. Sì. Magari come Pagliolo, come ha detto, in effetti lo mi è venuto subito in mente. Come Fazio magari non mi diceva niente. Lei ha conosciuto un certo Ferrante Filippo? No. Ha conosciuto un certo Fichera Alfio? Sì. L'ha conosciuto personalmente? Però a carcere di Bicocca, prima ne sentivo solo parlare. In che periodo ne sentiva parlare e in che periodo poi l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in questa mia detenzione del 94-95, di cui qualche volta siamo stati anche tradotti insieme da Bicocca, Tribunale di Catania. Ne ho sentito parlare sin dal 1984, più o meno. Sa se appartenesse o meno ad organizzazioni malavitose? Era uno dei responsabili della zona, diciamo, della Marina di Catania per conto di Santa Paola. Lei sa se il Fichera avesse un ruolo particolare nell'organizzazione del, oltre a quello che ha detto? Presidente, posizione, la domanda è suggestiva. Oltre a quello che può rispondere, può porcela. Oltre quello che ha detto circa la posizione del Fichera? Il Fichera prevalentemente si interessava della pesca del pesce spada. In che senso si interessava? Si interessava nel senso che essendo che il pesce spada è suddiviso tra i pugliesi, i custodi di Santa Paola, pugliesi chi? Antonino Savasta. Allora, fra pugliesi, i custodi e Santa Paola. E per quanto riguarda Santa Paola, è interessato è proprio il Fichera. Lei ha detto è suddiviso. Se può specificare il senso di questa ripartizione e in che cosa consisteva questa ripartizione fra il Puglisi, i Cursoti e il Santa Paola?
Consiste nel fatto che il pescato, il pesce spada, tutto il pesce spada, diciamo, pescato in prevalenza nella zona del Catanese, è assoggettato. Presidente, mi scusi. Presidente, sono l'avvocato Calì. Stiamo segnalando. Presidente, scusi. Infatti, Presidente, sono l'avvocato Calì, difensore di Fazio. Sto vedendo che il Fazio in questo momento manifestamente sta soffrendo. La chiedo di stiamo cercando di ottenere la presenza del medico del carcere qua. Presidente, chiedo scusa, ma non può disporre una traduzione in ospedale o chiamare un'ambulanza? No. Mi abbia pazienza. Io lo posso rimandare immediatamente al carcere, anzi, ma considerando, è considerando non possiamo portare sì, all'ospedale questo ragazzo. Che il faccio da manifestazioni di scomporsi nella barella e che deve essere trattato dai carabinieri, ne dispongo l'allontanamento e il rientro immediato al carcere. Richiedendo anche l'intervento di un sanitario per le cure di cui ha bisogno. Al carcere c'è il sanitario. Vedrà se avviarlo in ospedale. Silenzio! Il sanitario del carcere oppure no? La comunicazione alla cella del signor Fazio, per favore. E sarebbe l'ultima alla mia sinistra. Signor Presidente, sì. Buongiorno, sono Pugliese. Chi è? Pugliese Alessandro. Pugliese Alessandro, sì. Gli volevo dire, riguardo le visite mediche, che sono qua una volta alla settimana, ogni mercoledì, che noi siamo a processo, dopodiché visite mediche non ce ne fanno più. Quindi ci dicono di rifiutare il processo per fare la visita medica, oppure si deve fare la visita medica? Guardi, non so che dirle. E allora la visita medica non la facciamo mai allora noi? Non so che dirle. Allora, procediamo. Stava parlando della suddivisione del perché, se può continuare Ferone. Presidente, sono l'avvocato Calì, scusi se la interrompo, ma è palese lo stato di sofferenza. Avvocato, disposto che sia allontanato, per poterlo allontanare abbiamo bisogno della presenza di un medico e dell'ispettore della polizia penitenziaria. Li stiamo aspettando, io posso soltanto sospendere l'udienza, e l'udienza mi pare che di fatto è sospesa, ma io ritengo, non posso fare altro. Ma io ritengo che di fatto l'udienza non possa proseguire serenamente vedendo lo stato di sofferenza. Perfetto, del fatto. Allora restiamo così come eravamo.
Ma ovviamente anziché io, porre la domanda, io non ho interesse a bloccare il lavoro dell'udienza, Presidente, però mi rendo conto, da difensore e da persona che sta vedendo lo stato di sofferenza di Fazio, che certo non è uno spettacolo piacevole per nessuno, io la prego di sollecitare quanto più possibile l'intervento dei sanitari. Avvocato Calì, le assicuro che è stato fatto quanto è il nostro potere. Per quanto riguarda la nostra umana sensibilità, abbiamo tantissimi motivi di urto e di sollecitazioni del nostro sistema nervoso, e non soltanto la vicenda di Fazio o questo inconveniente. Per la materia che trattiamo e per i rapporti umani che abbiamo con tutti, mi creda che insomma non è questo il peggiore, quindi cerchiamo di fare contemporaneamente quello che possiamo. Prego il pubblico ministero di procedere. Sperone stava parlando di una questione di un discorso di pescato. Signor Sperone, ha problemi? Io vorrei essere rispettoso nei confronti della Corte e di quello che lei ha detto, che è giustissimo, perché in effetti ci sono troppi incroci in questo procedimento, in effetti lei ha ragione, però devo dire con totale onestà e sincerità che, vedendo le condizioni di quel signore, io vengo in mente alcune situazioni e sarei contento se la Corte accettasse la proposta dell'avvocato. Lo so, ha ragione pienamente. Sulla mia sensibilità, mi creda, mi ritorno in mente determinate situazioni. Ha ragione. Cerchi di estraniarsi da questi problemi. Non si di concentrarsi su quanto la riguarda più direttamente. Mi scusi, signor Presidente. Non si preoccupi. Cerchiamo di procedere. Prego. Ferone, in condizioni ora di procedere? Signor Pubblico Ministero, proviamo. Presidente, il Pubblico Ministero chiede la sospensione di per cinque minuti in udienza. Va bene, si sospende l'udienza. Posso andare per là? Possiamo reintrodurre il signor Ferone? Avanti. Allora, intanto diamo atto che l'imputato Fazio Salvatore è stato allontanato dall'aula perché permanevano le sue condizioni di... assopimento, sicché era evidente che la sua presenza in aula era del tutto inutile. L'imputato è stato accompagnato in barella e con l'intervento del dirigente sanitario del carcere. Peraltro, alla stregua della documentazione sanitaria esistente agli atti di stamattina e in attesa di ulteriori accertamenti, la posizione dell'imputato deve essere equiparata a quella del rinunciante e pertanto non si dispone straccio della sua posizione allo Stato. E si ordina procedersi oltre. Il pubblico ministero può procedere. Ferone, eravamo rimasti al mercato del pesce spada e alla suddivisione, e lei stava dando spiegazioni in merito a quella ripartizione del mercato del pesce spada. Se può continuare. Sì, la suddivisione del mercato del pesce spada consiste nel fatto che le
barche che esercitano questa attività del pescato del pesce spada, diciamo che hanno una forma di assoggettamento, obbligo di portarlo il pescato. A chi lo dovrebbero portare? A Fighiera, a Russo. Russo chi è? 10 Trezza, componente dei Lautani ad ogni modo, e Giuseppe Vasta. E che il Fighiera è Giuseppe Vasta. Giuseppe Vasta chi è? Detto Arrappato, un parente in fuori di Puglisi Antonino Aso Vasta. Sì. Il pescato che arriva a Fighiera è suddiviso metà da Giuseppe Vasta e metà da Fighiera. Il Fighiera spensa, per quanto riguarda il gruppo Santa Paola, il Vasta pensa per quanto riguarda il gruppo Puglisi Aso Vasta. Lei ricorda da quando c'è questa ripartizione e questo controllo del mercato del pesce spada? Le origini circa nel 1976, più o meno 77, 5. Allora vi era la stessa ripartizione che lei ha fatto poc'anzi? Non ho capito, mi scusi, ripeto. Dicevo, allora vi era lo stesso controllo da parte delle stesse persone che lei ha indicato poc'anzi? No, all'origine no. C'era solo zio di Affio Fighiera con Giuseppe Vasta. E lo zio Paolo Fighiera. E il Paolo Fighiera apparteneva a qualche organizzazione? All'origine Cursoti. E pertanto il Fighiera sembra un'anomalia, però è così. Il Fighiera ancora oggi ha l'obbligo, appunto da questa origine, di dare anche una quota ai Cursoti di questo pescato, pur essendo lui uno dei responsabili del gruppo di Santa Paola oggi. Ma il Paolo Fighiera esercitava quell'attività come un'attività, diciamo, lecita e improprio, oppure la esercitava per conto di organizzazioni malavitose? Diciamo che è improprio, però appunto, come ho detto, l'assoggettamento e la pressione da parte di questi gruppi malavitosi all'origine, Puglisi, Cursoti, doveva dare una quota a questi, diciamo, clan. Lei ha parlato di questo assoggettamento per la pesca, quindi assoggettamento di coloro i quali... Ai marinai, ai pescatori. Marinai. Cioè, se andavano, diciamo, ad esercitare il mestiere del pesce spada, erano obbligati il pescato di portarlo a questi personaggi. Lei sa come si concretizzava questa forma di pressione, di condizionamento? Beh, naturalmente le si avvicinavano attraverso inizialmente Paolo Fighiera, Giuseppe Vasta, con un, diciamo, in gergo si chiamano riatteri. Cioè? Cioè... alle barche che dovevano rifornirsi per andare a pescare pesce spada, di cui avevano bisogno soldi per la naffitta, per la esca, per il mangiare stesso, di cui tante volte i pescatori mancavano anche un mese da casa, stavano al mare, pensavano loro a dargli questi soldi e loro a sua volta erano obbligati a portare il pesce a queste persone. Di che nella marina di Catania vengono chiamati i riatteri, come questo detto in prima. Origine. Sì, in origine. E poi magari, perché essendo che è un mercato abbastanza florido, hanno deciso di
unificare tutto il pescato, e coloro che non lo portava, diciamo, a questi personaggi che ho menzionato, in un certo qual modo veniva era oggetto di attentati, la baccalè si mandava a fondo e in qualche caso magari qualche cosa ancora di più. Lei ricorda anche fatti specifici posti in essere in danno, cioè come minacce o forme di violenza nei confronti di pescatori? Si sono verificati in quegli anni tanti di questi fatti. Magari qualche, diciamo, cosiddetto concorrente concorrente è stato anche ucciso, un certo, mi pare, se non ricordo male, Salvatore Napoli, se non ricordo male comunque. E questo in che anno sarebbe stato ucciso il Napoli, che lei ricordi? Attorno 75, 77, 8, qua, in quei periodi là più o meno. Lei sa come ebbe ad inserirsi l'organizzazione del Santa Paola attraverso il Fichera nel controllo o comunque nella ripartizione degli utili come provento di questo mercato? Diciamo che all'origine c'era un bocches ed era, ora non mi sto ricordando il soprannome come le dicevano, era vicino ai Cavagliuzzo, di cui in questo box faceva parte Franco Lombardo. Essendo che erano, diciamo, interessati a Pesce Spada e Santa Paola, si sono interessati attorno. In che anno siamo? Circa l'anno 81, 82, 3, 83, qualcosa del genere, più o meno. Più o meno ricordo così sommariamente. Prego. Mi pare che si chiamasse uno dei, diciamo, dei soci di questo Franco Lombardo, come soprannome più o meno, Jack Caccia, se non ricordo male comunque. Jack Caccia, non lo do per Jack buono Caccia. Perché non lo ricordo bene. Diciamo, di riflesso a questa forma di società tra Jack Caccia e Franco Lombardo, si sono interessati attorno. In più c'era Arazzitto, Diaci Reale. Conosce il nome di Arazzitto? Ferlito. Oggi è morto lui, tutto tempo fa è morto, c'è il figlio Gaetano Ferlito, Diaci Reale. Essendo che nel mondo ittico, a livello internazionale, è un nome di prestigio. Quale? Nel mondo lavorativo. No, chiedevo quale nome. Ferlito sì. Orazio il padre all'origine, oggi c'è il figlio Ferlito Gaetano. So che era molto vicino a Santa Paola, nell'assieme era anche molto amico il padre Orazio con Pippo Asta, Pippo Arrappato, erano molto amici. Allora le hanno lasciato a lui alcune barche liberi che pescassero il pesce spada e lo trattava direttamente lui, ma non per la vendita su la zona. Ferlito sempre. Sì. Ma non trattava per conto del Santa Paola? No, era vicino, proprio. Era amico, per conto proprio. Per conto proprio. Sì, non so l'intimità dei rapporti tra il Ferlito e il Santa Paola. Lo trattava, diciamo, per conto proprio. Diciamo che le hanno lasciato questa forma di rispettiva, e anche perché il padre Arazzitto, come credo oggi il figlio, qualora avevano dei bisogni, sia Arrappato, Puglisi, non so, Santa Paola, non lo so, era a disposizione loro. E questa forma, diciamo, di autonomia gliel'hanno lasciata, come del resto anche a Scirocco, in quanto all'origine c'era Scirocco, può ribadire il nome? Prividera. Sì.
All'origine c'era Prividera, oggi mi pare che sia paralitico da un bel po' di anni. Anche lui, diciamo, in questo contesto. Allora, per rispettiva, le hanno lasciato una barca anche a loro, a Scirocco. Il che però lo doveva vendere solo nel suo posteggio, là, nel suo box. Dove? Alla marina. Ma che bello repisci. E di qui, andando avanti nel tempo, quando si è defilato Paolo Figuera ed è subentrato Alfio Figuera, a causa appunto di questi rapporti di lavoro, essendo magari molto amico aderente a Clan Santa Paola, diciamo che di riflesso a lui è entrato anche Santa Paola nel pesce spada. Non so in che misura, non so in che spartenze. Ma queste sue conoscenze da cosa le derivano? Queste sono conoscenze di cui io li ho trattati qualche anno fa, direttamente, personalmente. Cioè? In quanto, come ho detto prima, un bel giorno Russo, di cui è in società con Valastro ad Aci Trezza, hanno chiesto tanto al Figuera che tanto a Giuseppe Arappato, Pippo Vasta, se di alcune barche che esercitavano la pesca del pesce spada nella zona della Sardegna, se si occupassero loro personalmente, invece di farli venire qui a Catania, ci avrebbero pensato loro. Trattasse di alcune barche, tanto il Figuera che tanto il Vasta, le hanno fatto la proposta, dice vabbè, ci dai la provvigione. Cioè in che senso? C'erano delle barche che pescavano il pesce spada nella zona della Sardegna? Barche catanese. Ah, barche catanese. Sì, perché pesce spada c'è anche un passaggio, per cui le barche vanno seguendo questo passaggio annuo. Quindi erano barche catanesi che esercitavano la pesca? Sì, nella zona della Sardegna, nei mari della Sardegna. Allora, per comodità, le veniva più comodo il pescato appoggiarlo in Sardegna. A questo punto il Russo alza l'incegno, parla con loro, loro si fanno i conti, dice va bene, ci conviene. Erano poche le barche, 3 o 4. Questo discorso risale a molti anni fa. Qualche anno fa, siamo circa nel 90, qualcosa del genere, 91, praticamente loro pagavano all'origine 20 milioni, di cui andavano 10 milioni. E loro chi? Loro, Russo. Pagavano 10 milioni? Di questa concessione che hanno avuto da parte sia del Figuera che sia del Vasta, Russo, con Valastro. Sì. Di questa concessione sono messi d'accordo che le facevano una cosiddetta regalia annua, nella misura di 20 milioni. Questa all'origine, sul finire degli anni 90, inizio degli anni 91, ma 90 comunque, vengo interpellato dai Cursodi. Da chi esattamente? Da Angelo Barbera. Non ricordo male, c'eravamo. Mussiddu. Cioè Mussiddu? Salvatore Tore Mussiddu. Non mi sto ricordando in questo momento allora il nome. Comunque. Un nome di Mussiddu non mi ricordo. E di cui mi si diceva
che oggi le barche che vanno a pescare in quella zona là non sono più poche, ma bensì sono diventate una flotta. Quella zona lì è la nella zona della Sardegna. Sì. Il che sei russo ci avrebbe in un certo qual modo aumentato questa regalia da 20 a più milioni a loro, diciamo, e al Puglisi. In quell'epoca il Puglisi si trova in galera. Allora ho detto, vabbè, ora lo faccio sapere a Puglisi e vi darò la risposta. Parlando con il Puglisi, con anche Giuseppe Vasta, in quanto zio del Puglisi, mi dice va bene. Essendo che il russo era persona dei lautani, allora ho parlato anche con i lautani. Ho detto, senti, guarda, stanno venendo qua i cursoti, vorrebbero aumentata queste regalie che fanno ogni anno. Perché allora, si rivolsero a lei? Perché si rivolsero? A lei. Perché avevamo ottimi rapporti, perché potevano venire benissimo, perché tutto ciò che c'era, diciamo, concernente... Quindi lei doveva mediare questa situazione? Sì, in pratica, alla fin fine, diciamo, ho mediato questa situazione. Sono dichiarazioni peraltro che il testo ha reso in un altro processo, riguardano soggetti processuali, anzi riguardano soggetti non processuali in questa sede. Vogliamo continuare? Continuiamo. Ripeto a dire, nel russo non è imputato, gli altri non sono nemmeno imputati, è una parte peraltro che poco ha a che vedere con questo processo, però per carità, io lo segnalo. È stato sentito su queste circostanze, su un processo che è in corso, peraltro ha detto le stesse, sta ripetendo le stesse cose. Si ritiene pertinente l'argomento alla prova dei fatti che interessano questo processo, sono oggetto di questo processo. Continui. Allora, a questo punto, dopo aver, diciamo, parlato con Michele Di Mauro, cognato di Giuseppe Lautani, le faccio presente la pressione dei cursodi in questa circostanza. Allora ho stabilito insieme a Michele Di Mauro il prezzo da chiedere, è che i cursori la facevano più una richiesta più esosa. Allora dice, ci siamo messi d'accordo, allora ho detto vabbè, ci penso io per i cursori, convinco a farle arrivare a X cifra. Abbiamo fatto questo incontro, abbiamo partito una cifra di 100 milioni annui, e che praticamente andavano 50 ai cursodi, 50 a Puglisi Antonino, Savasta, di questo pescato che c'era in Sardegna. Ha finito con questo episodio? Sì, un episodio, diciamo. Senta, può ricordare chi era il Michele Di Mauro? Michele Di Mauro, cognato di Giuseppe Lautani. Sì. Mi pare inteso anche Fiaschetta, qualcosa del genere. Beh, qualcosa che abbia a che fare con. Un soprannome, qualcosa abbia a che fare con formaggi, comunque un derivato di animale. Comunque lei ha avuto modo di incontrare il Fichera Alfio per altri fatti particolari? No, non ho mai incontrato Fichera Alfio in nessuna circostanza fuori, qualche volta qui a carcere di Bicocca, in particolar modo una volta che si è andati insieme al Tribunale di Catania e che si commentava semplicemente le misure di difesa da adottare nei processi in cui eravamo imputati. Cioè in che senso?
Ci si lamentava un po' tutti della classe forense. Lei conosce Fiorito Salvatore? Perlito Salvatore? Fiorito. Ah, Fiorito, mi scusi. No. Conosce un certo Turi Basetta? No. Lei conosce un certo Nino Tomba? No. Un certo Florio Antonino lo conosce? Non mi è nuovo. In che senso non le è nuovo? Florio Antonino, qualche come misura cognome lo... oppure sa qualcosa di... No, come cognome non mi è nuovo. Senta, lei conosce un certo Formaggino? Di nome. Di nome in che senso? In che senso ne ha sentito? Cioè, di nome, non lo conosco solo di nome, non ho mai, diciamo, avuto rapporti, di vista praticamente. E cosa sa del Formaggino? Solo il nome? Sì, solo il nome, che era un componente di Santa Paola. E può dire da chi l'ha saputo, come l'ha saputo? Si sapeva in giro. Lei ha saputo mai il nome e cognome della persona chiamata Formaggino? No, so che c'era un fratello, quello che dico, che si chiamava Prunello, e poi che era solito frequentare Melo Pericone, questo Formaggino, nella zona di San Perillo Nuovo. Credo che fosse abitante nella zona di San Perillo Nuovo, ma di più non so essere specifico. Senta, lei conosce o ha conosciuto un certo Galea Eugenio? No, però ho sentito tanto parlare. In che senso ne ha sentito parlare? Che era uno importantissimo all'interno del clan di Santa Paola. Era importantissimo all'interno del clan di Santa Paola, di cui nel 91, essendo che si sapeva nell'area che ci dovevano arrivare a noi, gruppo Sciuto, dei provvedimenti restrittivi, io la sera, per un periodo di tempo, prima di arrivare questi, diciamo, ordini di cattura, andavo a dormire in un mini appartamento nella collinetta di Aci Castello, nella zona di Vampolieri. Casa datami in prestito da Gaetano Lomiglio, ucciso qualche giorno fa, e che nella stessa via, nello stesso complesso, il Galea aveva possibilità di un appartamento, e che Gaetano Lomiglio incontrò Benedetto Santa Paola precedentemente in questo appartamento messo da Galea. In questo appartamento, sempre sulla zona della collinetta, in questo stesso complesso, per cui conoscevo questo Eugenio Galea di nome, che era uno molto importante anche a livello di Cosa Nostra. Cioè, questo lo sapevo, ma non, diciamo, come diretta persona, perché conoscevo il Galea. E chi gliel'ha detto esattamente allora di questa posizione del Galea? Già si sapeva in giro. Sì, a parte questo, lei sa qualche... Beh, no, più che altro quando c'è stata proprio questa occasione di questi, diciamo, non so, non ricordo se erano 10-15 giorni che ho soffrito di questo appartamento. E di questo episodio chi... Ne parlai con Gaetano Lomiglio, me lo disse Gaetano Lomiglio. Lei
Lei conosce le ragioni dell'incontro? E mi disse che Benedetto Santa Paola le ha proposto di attivare una cooperativa che era in possesso di Gaetano Lomiglio, ma che Gaetano Lomiglio, a causa di, diciamo, come dire, impegni di lavoro che aveva, non poteva attivarla. Aveva costituito una società, una cooperativa con l'esattezza, ma che però era da qualche anno ferma, inattiva, e che Santa Paola le ha detto se l'attivava, e che lui si rifiutò non tanto per, ma perché non aveva tempo, era impegnato nel suo lavoro. Lei sa che tipo di cooperativa fosse, che, di che cosa trattasse e dove aveva sede? No, 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 nemmeno ne ho parlato. Lui si parlava semplicemente che lui era orientato di questa cooperativa di avviarla nell'ecologia. Operatori ecologici. Operatori ecologici? Sì. Lei ha mai conosciuto un certo Giammuso Francesco? Siamo nati, si può dire, insieme, nello stesso quartiere. Il quartiere qual è? Piazza Bovio. Sa se il Giammuso fosse o meno inserito in organizzazioni malavitose? Nonostante ciò che siamo nati insieme, abbiamo un ottimo rapporto. Con Giammuso non abbiamo mai parlato di cose di malavita, anche perché noi tutti questi, diciamo, allora giovani che siamo cresciuti, nati in quella zona, difficilmente si parlava anche tra di noi di fatti criminali o fatti da fare o da fare atti criminali o di altri fatti criminali, se non eravamo esclusivamente interessati. Io non chiedevo a lui di nulla, lui non chiedeva a me di nulla, per cui ogni volta ci incontravamo c'era un simpatico scambio di saluti, addirittura io lo chiamavo il colletto bianco, ma niente di più. Perché lo chiamavo il colletto bianco? Perché era elegante, per la sua eleganza, niente di più. Ma sa se fosse o meno inserito in organizzazioni malavitose? Lo sentivo dire. Però io non ho mai chiesto a lui, anche perché ero uno molto riservato. E cosa sentiva dire? E da chi? Dalla voce del popolo, ma niente di particolare. A volte magari io, per smitizzare queste cose, dicevo, ma no, perché è amico di quello, di quell'altro, che senso ha, che importanza ha, non parliamo di queste cose. Non mi approfondivo. E di chi era amico? Giammuso? Sì. Anche mio. No, siccome le diceva, non perché amico di quello o di quello. Ah, diciamo un po' in genere, non so, magari di Carletto, amico di Aldo, amico di... Aldo chi? Eccolano, amico di Marcello D'Agata. Lei ha avuto modo di vederli assieme? Ho avuto modo di? Vederli assieme con le persone che ha indicato? Cioè di vedere il Giammuso assieme all'Ercolano, al D'Agata? No, nelle circostanze in cui sono stato io insieme a queste persone non c'è mai stato il Giammuso. E allora come sa che il Giammuso era amico del D'Agata, dell'Ercolano o del Campanella? Le si diceva in giro. Cioè io non l'ho mai visto, sinceramente. Lei ha mai conosciuto un certo Grillo Antonino? Grillo non mi è nuovo. È un momento, si deve interrompere. Sì. Era stato chiesto di Grillo Antonino.
E ha detto come nome, nome e nome. Ma come nome così, oppure come nome di persona che appartenesse o meno ad ambienti malavitosi? Dottore, qua stiamo trattando a gente malavitosi, per cui è normale che si parla di sì, gente malavitosi. Io glielo devo chiedere. Sì, è giusto, e quando io lo capisco perfettamente che si parla di gente malavitosi, per cui quando io faccio riflessione di mente, appunto cerco di focalizzare tutte le persone di malavita che si potessero chiamare con questo nome, non mi è nuovo, né contesto malavitoso. Sa dire in quale contesto malavitoso oppure è così? No, generalizzando. Sì. Lei ha mai conosciuto un certo Guardo Francesco? No. Ha mai conosciuto un certo Guttà Bruno? Di nome. Cosa sapeva del Guttà? Era il figlio di Guttà che gestiva le bische, le cupole di Benedetto Santa Paola. Sa se il Guttà fosse o meno inserito in qualche organizzazione malavitosa? Santa Paola gestiva le bische di Santa Paola, le cupole, San Giovanni la Punta. Prima il padre, dalla morte del padre il figlio. Lei ha avuto modo di... Anzi, forse ha già risposto. L'ha incontrato mai il Guttà Bruno? No. Si è mai recato in qualcuna delle bische gestite dal Guttà Bruno? No. Senta, lei ha mai conosciuto una persona detta, chiamata Robertino? Le dispiace ripetere. Robertino. Illuminato? Mi scusi se la faccio io questa domanda. Illuminato Robertino? Mi parli dell'illuminato Robertino? Sì, ho conosciuto Robertino Illuminato. In che epoca l'ha conosciuto? L'epoca 78-79, più o meno, in quell'epoca là. In che occasione l'ha conosciuto, può ricordarlo? Nell'epoca in cui lui era solito frequentare Mario Pocco. Cioè? Mario? Mario Pocco, non ricordo il cognome ora. Sì. E che frequentava Via La Libertà. In quell'epoca ho conosciuto Robertino. E il Robertino era inserito in organizzazioni malavitose? Sì. In quale? Santa Paola. Come denominazione. Lei ha avuto modo di incontrare il Robertino per in occasioni in cui bisognava discutere o trattare affari illeciti? No. Opposizione. La domanda è palesemente suggestiva, così come è stata formulata, Presidente. Ha risposto già. Vabbè, io ho formulato l'opposizione nel momento in cui il pubblico ministero stava rivolgendo la domanda. Lei ha saputo mai di fatti specifici relativi al Robertino? No, di fatti specifici no. Quando è stata l'ultima volta che ha incontrato il Robertino? Libertà? Sì, Libertà. Diciamo, forse se non ricordo male, di sfuggita più che altro. Nel 92, se non ricordo male ad ogni modo. Perché lui era solito frequentare Picanello, io non ero solito frequentare Picanello. Per cui se qualche volta lui si trovava a passare di Piazza Bovio e mi vedeva a me, o io passavo di Picanello e vedevo a lui, c'era solo un interscambio di saluti, niente di più. Poi l'ho rivisto qua l'anno scorso, nel 94-95,
che eravamo nella stessa sezione. Ma lei quando si recava a Piganello si recava così casualmente a Piganello oppure si recava per qualche ragione particolare? No, parlo anche di passaggio, magari mi trovavo a passare di quella strada, lo vedevo e lo salutavo, sì. Niente di più. Anche perché non avevo niente da parlare con lui. Con chi parlava solitamente? Se c'era da parlare avrei parlato naturalmente con i suoi responsabili. Cioè? Aldo Eccolano, Calletto, Marcello D'Agata. Senta, lei ha mai conosciuto un certo Indelicato Fortunato? Indelicato Fortunato? Fortunato, forse magari qua, ma non ricordo Indelicato. Un certo Leanza Michelangelo? No, non ricordo. Un certo Giuseppe Leonardi? Non ricordo. Una persona chiamata Pippo Curto? No, non lo ricordo nemmeno sto Pippo Curto. Un certo Alfio Giamma l'ha mai conosciuto? Alfio? Giamma. No, non ricordo. Un certo Longo Alfio? No, non ricordo nemmeno. Un certo Santo Longo? No, non ricordo nemmeno Santo Longo. Senta, lei ha conosciuto lo re Filippo? Lo re? Filippo. Mi pare di conoscere questo nome. E chi sarebbe questo Lorre che conosce? No, non mi è nuovo, mi pare di conoscere. Non mi pare di averlo sentito durante la mia detenzione carcere di Bicocca. E cosa avrebbe sentito? Qualcosa? No, il nome, come nome, se non ricordo male, sì. Lorre Salvatore? Sono nomi che ho sentito. Madonia Giuseppe? Sì. L'ha conosciuto personalmente il Madonia? Sì. Può dire in che epoca e in che occasione? Dal 75-74, fino ai giorni in cui, più o meno in quei giorni, dell'uccisione di suo padre a Gela. Sa se il Madonia Giuseppe fosse inserito in organizzazioni malavitose? Sì. In quale? Cosa Nostra. E non sta parlando. Signor Ferone, lei ha mai saputo di fatti illeciti, se ne ha mai trattati dal Madonia? Fatti illeciti? Sì. Trattati dal Madonia? Se ne ha mai trattati, se ne ha mai saputo? No, direttamente no. Quando è stata l'ultima volta che ha visto il Madonia in stato di libertà? Come le ho detto prima, sino a qualche giorno prima la morte del padre del Madonia. E quindi successivamente non l'ha più incontrato? No. Lei ha parlato ieri anche di Mangion Francesco. Sì. Qual era il ruolo, se l'ha mai saputo, ricoperto dal Mangion all'interno dell'organizzazione del Santa Paola? Dunque, il Mangion
Il signor Mangion all'inizio era un contrabbandiere. Poi quando c'è stata questa scissione tra il Ferlito, Santa Paola, in Mangion Francesco è stato attivamente vicino a Santa Paola e che fosse un grosso contrabbandiere, questo lo sapevo benissimo, che poi si sia dedicato ad altre attività, su questo non posso essere specifico, in quanto, come ha detto, dall'80 in poi, 81 più o meno, 80 in poi, fine 80, ci siamo anche persi di vista, fra l'altro. Quindi non vi siete più incontrati? No. Scusa, alla fine? Detto? Dell'80. Del 1980. 1980, il fine degli ultimi mesi in pratica. Cioè, da quando vi fu la spaccatura lei non ha avuto modo poi di incontrare il... No. Ha avuto notizie da parte di qualcuno o della sua organizzazione o di altre organizzazioni in merito al Mangion Francesco negli anni successivi? Beh, poiché era diventato, il suocero di Aldo Ercolano, questo di dominio pubblico, che era parte attiva all'interno della famiglia di Santa Paola, era di dominio pubblico, ma non conosce altro? Altro di, come persona diretta, no. C'è stato solo un... Ho saputo, fra l'altro, non c'ero nemmeno io presente, che nel 1988, fine 87, 88, in quell'epoca là, a causa di un inizio di faida tra il clan Cappello e i Custodi, all'epoca capeggiati da Angelo Barbera, sono intervenuti proprio a Santa Paola nella persona di Mangion Francesco, Aldo Ercolano, Giuseppe Polvirenti, e che c'è stato questo incontro per rappacificare questa forma di faida che stava per scoppiare. Di già era scoppiata, comunque era all'inizio e si è bloccata sul nascere. E che c'era presente in quella circostanza anche Santo Castorina. E lei come l'ha saputo della presenza? In quanto è stato oggetto di critica Salvatore Cappello da parte nostra all'interno, in quanto aveva chiesto durante questa pacificazione proprio a Mangion che il cugino di Mangion, Licciardello, aveva importunato, aveva qualche relazione, qualcosa del genere con la cugina del Cappello. E che Mangion le ha risposto che noi nella nostra famiglia di queste cose non ce ne abbiamo. Allora il Santo Castorina, a questo punto appunto, noi criticavamo il fatto che il Cappello avesse in quella circostanza, in quell'occasione, parlato di fatti, tra virgolette, di corna in quella circostanza, e fra l'altro che a sua volta era una sua parente. Laddove avvenne l'incontro non lo so, posso semplicemente dire che successivamente poi io ebbe modo di parlare di questo fatto con Aldo Ercolano, il che appunto, come ho detto ieri in altra circostanza, quando si parlava mi diceva che da 10 anni erano loro che andavano dove dicevano gli altri, anche in quella circostanza lui si è dovuto in un certo qual modo salire a bordo della macchina di Cappello, gente che erano di Cappello, perché per fargli capire che non c'era nessuna guata e niente, e che avevano avuto tanta paura. Senta, lei ha conosciuto altri parenti del Mangion, o sa se altri parenti del Mangion Francesco fossero inseriti in qualche organizzazione malavitosa? Lo escludo. Io conosco tutta la famiglia di Mangion. Li escludo.
compreso il figlio, perlomeno a mia conoscenza. Ma sa, siamo del quartiere, si sarebbe subito saputo. Senta, lei ha mai conosciuto un certo marchese Lorenzo? Di marchese io ho conosciuto uno che è stato arrestato durante che io ero qua. E questa carcere persona di nome come fa? Marchese, non ricordo se il era Marchese Lorenzo. Che le ha conosciuto? Marchese, ma non ricordo il nome. E l'ha solo conosciuto in carcere? Sì, sì. E non sa null'altro di questa persona di cognome Marchese che ha conosciuto? No, sapevo che era una persona che forse insieme ad altri fratelli, di preciso non so essere nel merito, ad altri fratelli si interessavano nella zona di nella zona industriale su attività di guardianie, sui capannoni, queste cose qua. Questo come l'ha saputo? L'ho saputo in quanto all'incirca nel 93 viene a lamentarsi da me un certo Franco Castorino, mio amico, e che mi ha detto che il Giuseppe Buda, Pippo Buda, Pippo l'uomo, Pippo scemo, come lo chiamavano, non lo so, insomma così è più o meno, aveva avuto dei discorsi con i marchesi, in quanto c'era un certo Melotuma Viglianese, Carmelo Viglianese, che aveva rubato delle motopale, attrezzi del genere, e che ogni qualvolta le si presentava un coppo sto marchese e un coppo sto Pippo Buda, marchese con nome di Santa Paola, e lui gliele ritornava Pippo Buda con il nostro nome, e che noi non sapevamo mai niente, e si facevano dare delle ricompense, e che noi non sapevamo nulla. E per cui diciamo ero a conoscenza di questi, diciamo, movimenti, di queste persone, di ciò che facevano in quella zona. Però il marchese, ripeto, solo come nome. Chiedo scusa, forse l'ha detto, ma sa se il marchese che conosce fosse inserito in organizzazioni malavitose? Il marchese che si parlava è quello che è stato arrestato, diciamo, durante la mia detenzione qua a carcere di Bicocca, era nell'organizzazione Santa Paola. E aveva parenti, ha detto questo marchese? Aveva parenti? Parenti, dico, inseriti in organizzazioni malavitose? No, mi ricordo che si trattava di più fratelli, di preciso non so se sono due o tre, più fratelli, che erano i marchesi, si parlava i marchesi, si parlava in genere. Non lo ricorda. Non c'è mai stato, diciamo, un motivo sì, ben specifico per potermi ricordare o sapere se di due fratelli o tre fratelli o quel fratello è, diciamo, indicato in questa situazione. Non c'è mai stata. All'infuori di questa cosa che ho narrato prima, diciamo, era più che altro era tutta sommaria, non era una cosa tanto, sì, diciamo. Lei non ricorda il nome del marchese che ha conosciuto? No, no. Ha conosciuto un certo mercante Filippo? A carcere di Bicocca. Ne aveva sentito parlare prima? No. In che anno l'ha conosciuto? Quando venne arrestato, nel 94-95.
sa se il mercante fosse inserito in organizzazioni malavitose? E lo vedevo vicino al gruppo di Marcello D'Agata, vicino a amici di Santa Paola, in pratica. Ma non sa null'altro? No. Ha avuto modo di parlare direttamente con il mercante, lei? No, se non naturalmente i saluti. Conosce Marino Gatino? No. Conosce Marletta Ernesto? No. Conosce Marsiglione Francesco? No. Conosce Marzagalli Attilio? No. Di Mascali Angelo aveva già parlato nel corso dell'udienza di ieri. Ci sa dire quando lo ha conosciuto? Io non l'ho conosciuto. Non lo ha conosciuto? No. E allora le indicazioni che ha dato a proposito del Mascali? Le ho date relative al fatto che Giovanni Rapisarda, essendo che eravamo a carcere di Carinola insieme, sì, mi ha detto praticamente di portare questa ambasciata o Mascali Angelo. Senti, scusi, via opposizione, su questa circostanza il dichiarante circa 20-30 minuti addietro ha riferito ampiamente, quindi sì, ripetelo, sì, credo che sia superfluo per tutti. La domanda non era superflua perché si cercava di capire se aveva una conoscenza diretta, non per fargli ripetere lo, cose. Lo aveva detto proprio, lo aveva detto quando aveva riferito le circostanze. Allora, diciamo che mi è sfuggito. Diciamo che non sembra un motivo di opposizione, che non, è, non sembra suggestiva la domanda. È una Il fatto che avesse un particolare soprannome, com'è a sua conoscenza? Quello è di dominio pubblico, è Angelo Catena. Conosce Mascali Sebastiano? No, ma sempre Iano Catena, sempre per sentito dire, di persona no. Conosce Maugeri Mario? Maugeri Mario, a Muttapotti, soprannominato. Quello è un altro. No. Di Maugeri Nicolò, oltre le indicazioni che ha fornito già... Soprannominato. Quello è un altro. No. Di Maugeri Nicolò, oltre le indicazioni che ha fornito già...